Il Vangelo del giorno secondo Giovanni. Oggi è lunedì 15 aprile 2024. Dal Vangelo secondo Giovanni, sesto capitolo, dal versetto 22 al versetto 29. Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credete in colui che egli ha mandato. Parola del Signore. Commento al Vangelo del giorno secondo Giovanni. Nel commento al Vangelo di Giovanni, questo passaggio offre una profonda riflessione sulla ricerca spirituale e sul significato della fede. La folla, dopo aver assistito ai miracoli compiuti da Gesù, lo cerca con zelo, ma non sempre con la giusta motivazione. Gesù, con la sua saggezza, rivela loro che la loro ricerca non dovrebbe concentrarsi solo sui segni materiali o sui benefici temporali, come il cibo terreno che avevano ricevuto, ma piuttosto sulla ricerca del cibo spirituale che porta alla vita eterna. Gesù invita la folla e anche noi oggi a concentrarsi su ciò che è eterno, a cercare una relazione con Lui che va al di là delle necessità materiali. L'opera di Dio, come afferma Gesù, non è tanto compiere grandi gesti o miracoli, ma piuttosto credere in colui che Dio ha mandato, cioè in Gesù stesso. La fede diventa quindi il cuore stesso dell'opera di Dio. Questo passaggio del Vangelo del giorno di Giovanni ci sfida a riconsiderare le nostre priorità spirituali e a discernere il significato più profondo della nostra ricerca di Dio. Non dobbiamo limitarci a cercare benefici tangibili o segni visibili, ma dobbiamo piuttosto cercare una relazione personale fiduciosa con Gesù Cristo, che è la fonte della vera vita terrena. Il commento al Vangelo del giorno torna domani alle ore 18 sul nostro canale YouTube, il canale YouTube di Fratelli e Sorelle Preghiamo. Se questi video ti sono utili, lascia un commento qui sotto.